La zona notte, rispetto alla zona giorno, che viene vissuta di più, è comunque un ambiente molto importante della casa, perché in uno spazio ristretto dobbiamo inserire letto, comò, comodini, armadio e magari anche, perché no, dei puff o una poltroncina. Ecco 6 pratici consigli per dar vita a una camera da letto che parli davvero di voi e di chi siete. Prima di procedere ai consigli e anche all'acquisto di mobili, dobbiamo rispondere ad alcune domande. La nostra camera da letto sarà solo camera da letto o ci sarà anche uno spazio per lo smart working? Quanta illuminazione naturale abbiamo? Sono delle finestre o delle porte finestre? Una volta che abbiamo queste risposte, possiamo procedere. 1. La parete funzionale. Una volta decisa la posizione del nostro letto, che è il punto di partenza, possiamo poi dedicare quindi una parete, possibilmente priva di aperture, a tutta la parte organizzativa e funzionale della nostra camera. Anche in Europa sta prendendo piede uno dei temi e nonché il pilastro fondamentale del Feng Shui. La camera va orientata verso nord. In questo modo le altre pareti possono ospitare, come ho detto prima, la parte funzionale, come l'armadio e, perché no, anche un home office. 2. Angolo relax. Se vogliamo inserire una poltroncina, che molti erroneamente considerano l'estensione dell'armadio per appoggiare momentaneamente vestiti e accessori, e non si fa, la dobbiamo comunque calibrare, non deve essere troppo invasiva e deve rispettare le dimensioni della stanza. Se associata poi a dei dettagli sempre dimensionati in base alla stanza, come un tavolino, delle lampade o, perché no, anche un piccolo tappeto, diventa un punto focale dove poterci rilassare, leggere un buon libro e, perché no, bere anche una tazza di tè. 3. Armadio. Molti erroneamente considerano l'armadio solamente lo spazio di ingombro dell'armadio stesso. Invece bisogna sempre considerare anche l'apertura delle ante, se parliamo di un armadio con ante a battente, e il passaggio delle persone. La cosa migliore è sfruttare una parete intera e anche tutta l'altezza per poter aumentare lo spazio di storage. Se abbiamo delle piccole difformità della camera, quindi delle nicchie, sfruttiamole, perché diventerà dello spazio ulteriormente aggiuntivo, perché fidatevi che lo spazio non è mai abbastanza. Ad esempio, nella casa di Salvatore Esposito abbiamo sfruttato tutta la parte perimetrale della camera per inserire degli armadi a tutta altezza. 4. Ogni arredo al proprio posto. L'ottimizzazione degli spazi è un requisito fondamentale per questi ambienti di metratura ridotta. Il mio consiglio è quello di posizionare gli arredi fissi e quelli più ingombranti nel perimetro della nostra stanza per dare poi un effetto di centralità allo spazio. Ci sono poi altri trucchi per ampliare visivamente lo spazio, ad esempio l'utilizzo di colori chiari, pastellati, neutri, che riflettono molto bene la luce, oppure l'utilizzo di specchi. 5. Reinventare il classico comò. Qui ci sono 2 strade da percorrere. Possiamo fare, come in questo caso, un arredamento che sia tutto in stile, che segua quindi anche il comodino, l'armadio, il letto, oppure andare nella direzione completamente opposta. Se associata a piccoli dettagli che danno valore aggiunto, come ad esempio lo specchio, un tavolino, una lampada, un tappeto, può diventare anche uno spazio molto bello per rilassarsi, leggere un libro e, perché no, bere una tazza di tè. 6. Disposizioni classiche, sì, ma con un tocco personale. Se invece siete proprio devoti al classicismo, nulla in contrario, si possono seguire le solite regole, quindi abbinare i comodini al nostro letto. Il consiglio che però vi posso dare è quello di abbinare 2 diversi comodini. Mi spiego meglio, un comodino in stile e dall'altra parte magari un tavolino, un ceppo di legno, una pila di libri con un piano d'appoggio. È sicuramente una rottura di equilibrio, ma che gioca a nostro favore. A me piace molto giocare con la rottura dell'equilibrio classico, quindi a livello dell'illuminazione, invece di avere le nostre classiche lampade, perché non mettiamo una sospensione e un applicaparete, oppure un faretto e una lampada d'appoggio.